L'ex naufraga se la sta spassando in vacanza fuori dai confini italici. Nel frattempo, si mostra ai follower. Elisa Isoardi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza. Ha studiato anche recitazione, anche se, alla fine, forse la recitazione non le interessava poi così tanto, dato che ha scelto di avventurarsi nell'ambito televisivo. Dalla fine degli anni 90, quindi, ha partecipato a diverse trasmissioni firmate Rai. Tuttavia, nonostante questi progetti, ha ottenuto maggiore popolarità solo negli ultimi anni, soprattutto per essere stata alla compagnia di Matteo Salvini, leader e militante della Lega Nord. Nel 2020 ha inoltre preso parte come concorrente a Ballando con le Stelle e all'Isola dei Famosi. L'esperienza in Honduras, tra l'altro, per lei è finita piuttosto prematuramente a causa di un piccolo incidente all'occhio. Non era nulla di grave, alla fine, anche se è stato ritenuto opportuno che lasciasse il gioco per degli accertamenti. Lo scatto che ha conquistato tanti like o rami, comunque, per Elisa ha un ricordo lontano, e in questo periodo, si sta letteralmente rilassando in vacanza. E, da quello che si vede nel suo profilo ufficiale, si può al quadrato dire che il posto in cui si trova è davvero incantevole. In effetti, secondo la didascalia che correde il post, la Isoardi quest'anno ha deciso di soggiornare in Grecia. Ultimamente quindi ha regalato ai fans delle immagini che la ritraggono molto serena e in vena di divertirsi. I supporter quindi l'hanno vista tuffarsi in mare o sulla battigia, spesso e volentieri con un sorriso allegro stampato in viso. L'ultimo scatto, dunque, ha colpito in modo particolare i follower che, per la precisione, sono più alla prima di 600.000 che la seguono su Instagram. In questo caso, la conduttrice si trova seduta su di una barca vestita semplicemente con una larga camicia bianca. Elisa Isoardi al sole in costume, l'amico speciale si posa nel punto giusto, foto Sabrina Ferilli in costume, fisico da sballo, magia di sensualità di riflesso, foto in una posa piuttosto comoda e con un'espressione abbastanza seria, ha descritto la fotografia solo con degli hashtag per celebrare in qualche modo la bellezza della vita e delle emozioni che la stessa porta con sé, simbolo di copyright.